non le viene più dalla testa. Penso dunque. No, 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 no. Yeah, yeah. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo mio nuovissimo video qui da Bomino 110 e chi parla, ragazzi, siamo tornati in questo mio nuovissimo video per il post partita di Italia-Arabia Saudita. Ragazzi, partita importantissima perché nonostante sia un'amichevole post praticamente fallimento mondiale, perché sappiamo tutti benissimo che l'Italia non è andata al mondiale, abbiamo, diciamo, avuto la prima esperienza, la prima impressione del nuovo CT Roberto Mancini. Ragazzi, l'Italia vince 2-1, vince 2-1 sull'Arabia Saudita che andrà al mondiale, noi non andremo. Vi dico solo che io, che seguo il calcio a 360 gradi, non conoscevo nemmeno un giocatore dell'Arabia Saudita, per farvi capire che grande fallimento abbiamo fatto. Vabbè, ma non c'era bisogno che ve lo dicevo io. Ragazzi, diciamo che la nazionale di Mancini portava parecchie novità, a partire dai giovani, a partire dai vecchi ritorni, a partire da Balotelli. E proprio da Balotelli voglio iniziare a parlare, perché il primo gol è il gol di Balotelli, che segna al 21esimo dopo 4 anni di assenza dalla nazionale. Segna il suo 14esimo gol con la maglia azzurra e ragazzi, ritorna Super Mario, ritorna con un gran gol dal limite dell'area, ha fatto veramente un gran bel gol. E ragazzi, che dire, Balotelli serve, ragazzi, serve perché è un giocatore con una tecnica elevata, una tecnica superiore, che lì davanti è utilissimo. Noi non abbiamo un giocatore di questa tecnica, né Immobile, né Belotti, né Zaza hanno queste caratteristiche, viceversa Balotelli è un grandissimo tecnico. Però il problema suo è la testa. Però ragazzi, se Balotelli continua così, continua a lavorare, continua... Io l'ho visto anche in generale, anche con gli avversari in campo, l'ho visto tranquillo, a differenza delle altre volte che si appiccica sempre con tutti quanti. L'ho visto tranquillo, il che vuol dire che probabilmente in testa l'idea di far bene c'è. Però non basta una partita, ragazzi. A Balotelli servono più partite e bisogna metterlo alla prova. Adesso ci saranno altri due amichevoli e quindi bisognerà capire lui che intenzioni ha. Perché se ha buone intenzioni, da lì si può ripartire e con Balotelli veramente si può vincere. Ragazzi, Balotelli poi disputa un gran primo tempo, un po' come tutta l'Italia. L'Italia disputa un gran primo tempo. L'Arabia Saudita nella prima frazione di gioco non pressa alto. Anzi aspetta l'Italia e spesso rischia molto. Prendiamo anche una traversa con Criscito, ma poi ci arriviamo ai terzini. E in attacco si parte con Balotelli, Insigne fa un'ottima partita e Politano, che secondo me ha accusato un pochettino l'esordio in nazionale, non ha fatto benissimo, ha fatto benino, però poteva fare meglio sicuramente per le qualità che ha. Però ragazzi, è un ragazzino, quindi può assolutamente migliorare. E questa, diciamo che questa può essere un'arma a doppio taglio per l'Italia. Il fatto che ci siano molti ragazzini, molti all'esordio, molti che fanno le prime esperienze, molti che tornano, via i vecchi, finalmente via i vecchi. Oggi, su praticamente 20 giocatori che sono entrati, solo uno è entrato della Juventus all'86esimo, che è De Sciglio. E questo è un segnale forte, ragazzi. Basta Juve, basta vecchi. Basta, via, giovani, bisogna far arrivare i giovani, perché questa è la squadra che dobbiamo portare all'Europeo, che dobbiamo portare al Mondiale, e non ci possono essere i vecchi, sono inutili adesso i vecchi. E questa cosa è una cosa positivissima, che può essere all'inizio un'arma a doppio taglio, perché i giovani sono inesperti, eccetera, eccetera, ma più in là, se i giovani migliorano, è un asso nella manica avere una squadra tutta più o meno della stessa età, tutti forti, ragazzi, assolutamente è una qualità che l'Italia deve portare in avanti. Poi per quanto riguarda il secondo tempo, ragazzi, il secondo tempo inizia bene, poi Balotelli, che cosa succede? Balotelli si fa male, penso al flessore, quindi per non rischiarlo, dato che dobbiamo giocare anche contro la Francia, e sappiamo tutti noi italiani quanto ci teniamo la partita contro la Francia, si era voluto stipare, diciamo, Mancini, e l'ha fatto uscire e ha fatto entrare il Gallo Belotti, che subito dopo pochi minuti su un calcio d'angolo segna di testa
No, praticamente segna, no, non segna di testa, però segna, diciamo, dopo un colpo di testa, sempre suo, il portiere della palla, lui la ribatte in porta. Importantissimo questo gol del Gallo, che segna il suo quinto gol con la maglia della nazionale, e inoltre si sblocca in una stagione che per lui è stata molto, molto, molto difficile. Diciamo che fino al 68esimo, quando ha segnato Belotti, era tutto bene. Poi l'Italia è calata, l'Arabia Saudita è salita col baricentro, ha iniziato a pressare di più e l'Italia ha iniziato a soffrire, ragazzi, ha iniziato a soffrire dove? Non tanto a centrocampo, dove è entrato Bonaventura e ha fatto un'ottima partita, ma sulle fasce, perché è entrato Verde al posto di Politano e non ha fatto niente. Dall'altro lato Insigne si è un po' stancato, è entrato Chiesa, però è entrato tardi, quindi non abbiamo avuto il tempo di vederlo bene. Ma soprattutto i terzini dietro sono stati disastrosi, tanto è vero che al 72esimo segna Al-Sheri su un errore, un triplo errore. Zappa Costa a centrocampo, dopo un calcio d'angolo praticamente si perde il pallone da solo. Crescito scivola, Donnarumma esce assurdamente, non si è capito perché è uscito di quella maniera. E praticamente il giocatore dell'Arabia Saudita la porta spalancata e segna e accorcia delle distanze. E soffriamo, ragazzi, continui errori sia di Criscito, sia di Zappacosta, sia di De Sciglio quando entra. Assolutamente, ragazzi, bisogna migliorare con i terzini. È vero che oggi non c'era quasi proprio intensità, però, ragazzi, assolutamente, perché la difesa deve essere la colonna portante dell'Italia, come lo è stato sempre. Donnarumma comunque poi dell'uscita si è riscattato più tardi con una gran bella parata su un giocatore dell'Arabia Saudita, su un attaccante. Invece i terzini hanno continuato a fare errori. Comunque, una vittoria che dà morale. Dopo 7 mesi torniamo alla vittoria e adesso aspettiamo le prossime amichevoli. Detto questo, ragazzi, mi raccomando, fatemi sapere qui sotto che cosa ne pensate di questa amichevole. Lasciate like, iscrivetevi al canale, condividete il video con i vostri amici e noi ci vediamo alla prossima. È sempre Forza Italia, è sempre Forza Italia.